che la qualità è altissima. Torno da Fini, le chiedo questo, rivirando sul tema farina di grilli, voi temete anche un po' quelle che sono le direttive nell'etichettatura dei prodotti che sono realizzate con quelle farine, cioè che si giochi sull'equivoco, che non sia abbastanza chiaro che quei cracker sono realizzati con la farina di grillo e non con la farina di grano duro utilizzata dai prodotti italiani? Sì, saluto Gianmarco Centinaio, ovviamente ex ministro dell'agricoltura. È chiaro che quello che chiediamo noi e che stiamo anche ottenendo è trasparenza. Trasparenza significa un'etichetta, un'etichettatura che possa consentire al cittadino, al consumatore, di sapere che cosa è contenuto all'interno di quel prodotto. Quindi è evidente che per quel che riguarda la farina di insetti e di grilli, noi chiediamo appunto che venga inserita in modo tale che il consumatore possa scegliere, può scegliere un prodotto a base di farina di grilli o meno. Poi è chiaro che, come dire, sta al cittadino, al consumatore, andare in base alle proprie preferenze, ai propri consumi. Mi scuso, ma io vengo dalla provincia di Modena e continuo a preferire la mortadella, il parmigiano reggiano, il prosciutto crudo. È chiaro che se qualcuno invece fa altre scelte è libero di poterle fare, ma in maniera consapevole. Ci deve essere chiarezza. Allora ringrazio il Presidente Fini per essere stato con noi. Ci risentiremo per vedere come proseguirà questa battaglia. Invece chiedo al Vicepresidente del Senato Centinaio di rimanere con noi.